Ciao ragazzi, da Sabato83, che ci qua su, sempre su Spin Tires Mud Runner. Lo scorso Ben Play, è giusto, abbiamo visto, cioè dobbiamo trasportare altri due punti garage trasportando sto schifo di carovana qua dietro. Non so perché non posso ripetere quello di morchio là che avevo visto prima, due punti officina, garage, quello che è, ma abbiamo 600 punti riparazione e una bellezza di due punti garage addosso, ma sarà un bel viaggio perché la vedo male qua, a meno che si innesta questa, no, pesa il rimorchio dietro, mi dispiace, ma però ce la dovremmo fare, dai ragazzi, ormai le strade sono conosciute, non sono sconosciute, però io sinceramente. Va bene, dai, ci mettiamo qua. Ok, ha ingranato la primina. E adesso non ci ferma più nessuno, ragazzi. Teniamoci larghi. Buttiamo giù quell'alberello. Sì, non troppo larghi perché non vedo un tubo. 3 di danni. Ok, non me ne frega niente perché ho nel rimorchio c'ho 800. 800 punti, 600 punti di riparazione, quindi posso ripararmi completamente. Teniamoci sempre laterale qua. Guardate che cavolo si va bene, oh che bello ragazzi, si va di lusso, pensavo peggio, eh. Allora vi consiglio sempre di sbloccare tutti i punti di osservazione perché dopo riuscite a farvi i percorsi. E quindi diciamo, con queste visuali però io però. Ok, vai, 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 benissimo così, vai, vai. Beh, però è fatto bene, ragazzi, eh. Vi posso dire una cosa, a me piace un sacco, veramente. A me piace un sacco. Ok. Noi dobbiamo tenerci tipo non sui socchi qua, ma laterale. Se buttiamo giù qualche alberello non facciamo anche danni, non quell'alberello però. No che mi incastro, eh. Ok, nessun problema ragazzi, può succedere che c'è qualcosa che non va. Ma com'è il rimorchio a proposito? C'è questo specie di. Ecco, così mi trovo un po' meglio. Almeno capisco se il terreno è scosceso o quant'altro. No, 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 no. Vai, 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 ingrana, ingrana, perfetto. Io vado di ridotto, qua là sto posso male, ma tanto ce la faccio perché il garage non è lontanissimo. Quindi adesso noi gli portiamo i nostri punti. Mannaggia. C'è un po' d'acqua ragazzi, allora bisogna evitarla. Io pensavo che. Aia. Aia. Io vado di qua. Poi perché ho messo che devo andare di là? Metto che adesso mi vado a incastrare il suo mare, eh. Scusate, eh. Ah no, la strada è giusta. Ragazzi, mi devo fidare, nessun problema. È tutta una questione di fiducia. Ci fiduciamo con noi stessi. Però adesso mi fido un po' di meno perché là c'è un tronco, quindi andiamo di qui a sinistra che è meglio. Oh, c'ho il sasso, ma chi se ne frega che se lo prendo? Non me ne frega proprio niente perché tanto. Cioè, ho 600 punti di riparazione, a me non me ne frega assolutamente niente. Quindi danno a me non me ne frega. Ok, metto la premina e andiamo a bombazza, ragazzi. Senza aver paura. Oh, gira, eh. Aia.
Qua la vedo brutta. Allora, no, aspettate, ero arrivato, vedete. Allora, percorso, io direi sempre quello fortunato, di qua, di qua, di qua. Qua c'è la strettoia, bisogna stare molto attenti. Di qua, qua. Oh. Va bene, dai, qua. Ok, dai ragazzi, che ce la facciamo. Facciamo questa curva parabola, spero che il rimorchio non mi devo allargarmi un po' perché il rimorchio mi si bugga un po', ma non penso, ecco, vedete, non mi dà grossi problemi, ma i problemi con il rimorchio sono gli alberi, ragazzi, gli alberi, li odio. Ok, noi andiamo dritti di qua, io direi di stare un po' più a destra perché... Vai, perfetto. Ottimo, ottimo ragazzi. Guardate che roba. Stiamo andando, no, bene, di più. Che poi tra l'altro qua si vede anche il livello del carburante. Il carburante è che si muove nel serbatoio. Che poi tra l'altro ragazzi, se vi posso dare un suggerimento... No, 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 no. Non tenete mai la macchina a secco. Nel senso, tenetela sempre che almeno con metà di carburante. Perché? Perché vi spiego, la pompa che pompa il carburante nel vostro serbatoio della vostra auto, se ci avete la patente. Ah, ma questo qua non dà anomalie al motore, vedete? La pompa che pompa il carburante nel vostro serbatoio, diciamo, è a immersione, cioè è circondata dalla benzina o dal gasolio. Quindi si raffredda anch'essa col carburante che c'è nel serbatoio. Eccola, te pareva. Piano qua, Allora, quindi se praticamente il serbatoio voi lo tenete sempre vuoto e ci fate giusto magari quei 10 euro di benzina o di gasolio per tenderlo un po' più... per andare avanti, la pompa sta nel serbatoio vuota e quindi l'aria si riscalda a parità di, diciamo, di chilometri. Diciamo che una pompa messa sempre nel serbatoio pieno dura il doppio. Sono proprio fatto una ricerca, questa cosa qua diciamo è molto utile da sapere perché si ferma la pompa della benzina si sta a piedi, quindi vi consiglio io sempre di mai andare a un quarto di serbatoio, soprattutto nel diesel non ci andate mai a secco, cioè a un quarto tirate su perché è una roba assurda. Intanto ragazzi intravedo il garage dopo questa chiacchierata. Beh, diciamo che è andata bene, è andata. No, no, aspettate, no, è andata forse bene, perché non siamo arrivati. Garage. Là, così se adesso posso andare in giro a prendere, a riparare, senza sto schifo di roba qua. Allora, avanzato. Oh, abbiamo sbloccato il garage, oh là. Wow, ragazzi. Che mi dà un obiettivo? Abitante della palude? Sblocca tutte le officine dello scenario palude? Ma scarico anteriore, parte accessoria. Che è sta roba qua? Supporto gru. Ma io che cavolo so io? Rimorchio legname medio, non disponibile. Ma io mi vado a prendere... Fermo il motore, io mi vado a prendere i camion che ho sbloccato qua. Do caspiterina sono. Ok, mi devo mettere qua perché... Allora, se mi ricordo bene, c'era questo... Qui,
No, 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 che cavolo è successo? Ma porcaccio! Allora, un attimino, eh. Dov'è il di Ciapilo? Ah, forse perché è rotto? No, dov'è il di... Ah, là che è? Dobbiamo andare a sbloccare quello? Buh, non so mica cosa andarci, eh. Ci andremo con la... Ah, ma si può richiamare? Ma allora... allora, ragazzi... Bene, ragazzuoli, come sempre grazie, vi ringrazio che mi seguite, se vi piace la serie continuate a supportarla, come sempre se volete commentate, scrivete, se mi piace, eccetera, eccetera, io vi ringrazio, vi saluto, ciao ragazzi, ciao a tutti, bye bye bye.